Ragazze e ragazzi, benvenuti in un nuovo video e bentornati sul canale. Oggi appuntamento super atteso del mese, ovvero l'apertura della My Beauty Box del mese di aprile. Faccio una breve descrizione per chi non sapesse di cosa si tratta. Allora, in pratica la My Beauty Box è una box che arriva a casa ogni mese con un costo di 14 euro, ho anche il codice sconto che vi lascio giù nell'info box se volete utilizzarlo e avete il 10% di sconto, e in pratica sono contenuti tutti i prodotti per l'estetica, quindi che possono essere prodotti di make up, prodotti per la skin care, prodotti come colluttorio, dentifricio e cose di questo tipo. Ok, senza perderci in chiacchiere, andiamo subito ad aprire il pacco, che è questo qui, e come quello del mese scorso, quindi quello di marzo, è arrivato con questa box floreale, perché appunto siamo in primavera. Allora andiamo subito ad aprirla e troviamo invece la box classica, dove all'interno troviamo i diversi prodotti. Vado subito ad aprirla. Questa box si chiama Yes Weekend, credo sia riferito all'idea di fare un picnic nel weekend o passare comunque del tempo insieme nel weekend, fare una passeggiata nel weekend. A 13 volte lo vogliamo dire? Ok, andiamo subito a vedere. Quest'anno la primavera si è fatta aspettare, sì, eccetera, eccetera. Ecco, è tempo di picnic, dei primi weekend fuori porta. Questa box contiene tutti i prodotti indispensabili da mettere nella borsa o nello zaino che porterete con voi durante le vostre gite. La box Yes Weekend ha un valore di 40 euro. Anche se a giudicare da quelli che sono i prodotti, secondo me è un po' basso 40 euro, credo sia un valore più alto. Allora, il primo prodotto è questo qui, Handy. Andiamo subito a vedere che cos'è. Allora, spray viso rinfrescante, fatto con amore e acqua fresca, made in France, con dolcezza. Niente gocce, solo una nuvola di tenerezza, indispensabile per rinfrescarsi durante le prime giornate di sole, quando ancora non siamo abituati al calore sulla pelle. Ok, essere piccola, disponibile nella fragranza Chill Out, la freschezza della menta e del tè verde, Flower Power, questo è esatto, il Flower Power, quindi la gentilezza di un mazzo di fiori, o Hello Sunshine, il monoi e la spensieratezza delle vacanze. È una full size, sono 30 ml, consiglio d'uso, chiudete gli occhi e vaporizzate e lasciatevi trasportare in un'oasi del deserto, in un campo di fiori sulla sabbia calda. Non dimenticare di riaprire gli occhi. No, ma va, Jenny. No, questo lo voglio provare subito. Sono curiosa. Chiudo gli occhi. Wow, bellissimo. Questo mi piace. L'odore è fantastico. E poi è proprio fresco sulla pelle. Bello, sì, mi piace. A questo prodotto gli do un 10 assoluto. Mi piace tantissimo. Spero solo che poi non vada a lucidare la pelle, visto che comunque in estate o in primavera fa un po' più caldo, un bel po' più caldo, si suda, quindi la pelle lucida prima. Poi, Dottor Solari Cosmetics, maschera intensiva spray unico. Qual è? Ah, ecco, questo qui. Una maschera per capelli, effetto immediato senza risciacquo, a base di burro di karité e cheratina. Ottimo, la cheratina, che è il principale costituente dei capelli, quindi va a, come si dice, a ristrutturare il capello danneggiato. Il burro di karité, chiamato anche albero della giovinezza, è ricco di vitamine tra quali A, D ed E, presenta eccellenti proprietà lenitive, idratanti e demollienti, ottime per contrastare la disidratazione e la secchezza, quindi ideale per capelli secchi, ci sta, sfibrati, ci sta, dopo tutte le decolorazioni che ho fatto. E crespi, no, crespi, meno male no. La cheratina è il componente principale del capello, ne costituisce il 96%, vabbè, lo sappiamo. Un unico prodotto. 10 benefici per i vostri capelli. Sentiamo un po' quali sono i benefici di questo prodotto, che si chiama appunto Unico. Allora, rigenera, elimina il crespo, dona morbidezza, morbidezza, districa, protegge dal colore, dal calore, mantiene la piega, previene le doppie punte, nutre i capelli colorati o trattati, migliora la pettinabilità e dona nuovo splendore. Vediamo com'è questo qui, perché se mi piace poi comunque lo compro. Vi farò sapere. Allora, una travel size, sono 60, oggi non riesco a parlare bene, sono 60 ml. Consigli d'uso: prima dell'utilizzo agitare la maschera,
Vaporizzare uniformemente su tutta la lunghezza dei capelli senza sciacquare. Applicare sui capelli bagnati per ottenere il massimo risultato. Ideale anche a capelli asciutti per mantenere tutti i benefici. Ah, per quanto riguarda la box del mese scorso, ho provato diversi prodotti che appunto erano usciti nella box. Devo dire che quello che mi è piaciuto tantissimo è stata la maschera per i capelli al carbone attivo e ha lasciato i capelli morbidissimi, ve lo giuro. Cioè, era una sensazione strana perché comunque quando i capelli uscivano neri, cioè usciva proprio l'acqua nera. Però i capelli erano proprio morbidi, li sentivo che erano nutriti, sembravano quasi seta, vi giuro, veramente bellissima quella maschera. Poi andiamo avanti, un terzo prodotto è questo correttore Mesauda. Oddio, a me i correttori in stick non tanto mi piacciono. Questo è il Perfect Skin Concealer, correttore stick, con seconda pelle, si non ci interessa niente, finisce delicatamente. Oggi mi ammazzo, ve lo giuro, perché non riesco a parlare. Il finish è delicatamente polveroso e matte grazie all'impiego di polveri impalpabili che garantiscono un film sottile sulla pelle nella tonalità sand o apricot. Questo è, credo sia sand infatti. Il passepartout del make up quando si avvia, full size, 4 grammi, applicare sulle imperfezioni, sulle occhiaie, sul contorno delle labbra e ai lati del naso, sfumare delicatamente con la punta delle dita, non si sfumano con le dita, mai sfumare prodotti con le dita, per ottenere una copertura maggiore picchiettare con i polpastrelli. Poi Shaka, di Shaka diciamo che non è che sono poi così soddisfatta dei prodotti Shaka. Però vediamo queste salviettine qui che sono contenute nella box di questo mese se effettivamente funzionano o meno. Queste dovrebbero essere delle salviettine struccanti, infatti sono 10 salviettine. In un solo gesto le salviette Shaka struccano, detergono e idratano. Madonna, niente più, ti fanno pure la cena, ti preparano. Comodissime nella versione pocket, travel size, 10 salviette. Consigli d'uso? Vabbè, sono perfette per rimuovere delicatamente il trucco su tutto il viso e gli occhi. Ideale per tutti i tipi di pelle, dermatologicamente testate. Richiudere la linguetta adesiva dopo l'uso. Grazie, capitano ovvio. Se lascio la linguetta aperta si secca il prodotto e non funziona più. Ok, poi vediamo. Matte divisione cosmetica. Ok, è questa maschera qui, maschera per il viso in tessuto. Ed è a base di acido ialuronico, Dermaxil e rigenerante ed idratante. Maschera distensiva anti-età. Yeah, è vero che sono ancora giovane, ho 24 anni, ma la vecchiaia è sempre dietro all'angolo, quindi mi fa piacere ricevere questi prodotti. Allora, vediamo un po'. La formula innovativa associa due ingredienti, l'acido ialuronico, appunto come abbiamo detto, componente fondamentale della pelle che idratandola in profondità sostiene le fibre di collagene dell'elastina, ridonando tono ed elasticità ai tessuti Dermaxil. L'innovativo e brevettato complesso ristrutturante antirughe a base di ceramide e peptidi che agisce riducendo visibilmente le rughe, donando alla pelle un aspetto più disteso e uniforme. Full size 17 ml. Consigli d'uso: stendere la maschera sul viso facendola ben aderire alla pelle, lasciarla agire per 10 minuti distendendosi in completo relax. Giusto, cioè se vogliamo fare una maschera ci dobbiamo rilassare. Ok, togliere e far penetrare eventualmente il prodotto in eccesso massaggiando con la punta delle dita e non è nemmeno necessario risciacquare il viso. Poi andiamo avanti, un altro prodotto è questo qui della Nivea, Care and Hold Styling Spray Rigenerante. Rigenera e rinforza la struttura dei capelli. Sì, ancora capelli, mi fa piacere, meno male. Garantendovi una tenuta a lunga durata per tutto il giorno. Ma non ho capito, La sua formula è arricchita da eucerit e pantenolo, che si prendono cura attivamente dei vostri capelli rigenerandoli. Rinforza la struttura del capello e non appesantisce. Grande. Non secca i capelli, li proteggi dai ratti, sì, i ratti, i topi, dai raggi ultravioletti o ultraviolenti, simpatica. Non appiccica ed è facile da eliminare con la spazzola. È una travel size, infatti è piccolina, sono 75 ml. Come utilizzarla? Per il fissaggio tenere lo spray a circa 30 cm dei capelli e vaporizzare uniformemente. Per un extra volume tenendo la testa in giù, vaporizzare sui capelli partendo dalla nuca. Vabbè, quindi è una styling spray, diversamente, c'è un termine diverso per dire la lacca per capelli. Vi farò sapere. Sempre della Nivea c'è questa protezione, latte solare Protect Hydrate FP30 Mini. Che è sto FP30?
protegge la pelle grazie ad un innovativo sistema equilibrato di filtri UVA e UVB e la lascia morbida e idratata a lungo. Vabbè, non ce ne frega molto. Applicare abbondantemente prima dell'esposizione al sole e riapplicare frequentemente. È un semplice crema solare. Vabbè, piccolissima, sono 30 ml. Della Sien poi abbiamo questo qui, Oli Bagno Beauty Elements. I weekend in giro sono sempre divertenti. Che ne sai? Ma anche tanto stancanti per il corpo. Grazie ai suoi estratti aromatici, questo prodotto vi regala una coccola avvolgente che trasforma il vostro bagno in un viaggio tra profumi seducenti e affascinanti. Ritempra il corpo dopo una giornata faticosa e dona allo spirito nuova energia. Vabbè. Disponibile in trine e brianti fragranti. L'essenza Sky Deluxe, che non è questo. Onyx Deluxe, che è questo. A base di olio di moringa e burro di karité, che offre un'intensa azione emolliente e dell'aroma esotico. Oppure Wave Deluxe, e non ci interessa perché non ce l'ho in full size, sono 200 ml. Come utilizzare? Dissolvere qualche doccia nella vasca. Dissolvere qualche doccia nella vasca. In realtà era qualche goccia, ma in realtà hanno scritto qualche doccia. Doccia, sì, vabbè, ciao. Nella vasca da bagno, applicare sotto la doccia sulla pelle umida con un leggero massaggio dopo la detersione. Ok. Andiamo ad aprirlo, ah, eccolo qui. Quindi in pratica è un olio, io di solito come olio per il corpo, che appunto lo utilizzo sotto la doccia, prendo quello lì di Johnson, l'olio Johnson. Oddio, mi ricorda tanto l'odore quando si entra nei negozi degli indiani, quegli odori particolari. Però non mi dispiace, la verità. E infine, come ultimo prodotto, è questo labello qui, Balsamo Labbra Soft Rose, hashtag Pink Power, la preziosa formula con estratto di rosa dona un'idratazione... ma perché non so lei? La preziosa formula con estratto di rosa dona un'idratazione a lunga durata ed esalta il colore naturale delle labbra, lasciandole morbide e idratate. Devo dire che quando mi arriva, o comunque compro, un labello sono sempre felice, perché ne ho 10.000 in ogni borsa. Compatibilità cutanea dermatologicamente comprovata, una full size 4,8 grammi, vabbè, consigli d'uso applicarla quando vuoi. Sì, quando si vogliono sentire comunque le labbra idratate e nutrite, o quando sono secche. Bene, allora, questi sono tutti i prodotti che ho ricevuto all'interno della My Beauty Box del mese di aprile. Devo dire che questa volta mi sono piaciuti tutti i prodotti, anche se io ho i miei dubbi su questo qui, perché con i prodotti Shaga devo dire non è che mi trovo tanto bene, però casomai queste sono uscite fuori di razza, come si dice. Bene ragazzi, allora, se il video vi è piaciuto, se vi ho fatto compagnia e se vi è piaciuta la box, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, se vi siete persi gli ultimi video ve li lascio nella schermata finale. Ciao ragazzi, un bacio!